Passata la tempesta, si contano danni e purtroppo anche feriti. A Pescara tre persone sono ricoverate in prognosi riservata in codice rosso, un'altra in codice verde. Tra i feriti vi sarebbero due persone cadute a terra sbalzate dalle forti raffiche di vento che hanno superato i 100 km orari. Un addetto di uno stabilimento balneare è stato colpito da un oggetto mentre metteva in sicurezza la spiaggia. La prefettura di Pescara fa sapere che in poche ore, ieri pomeriggio, sono state gestite centinaia di telefonate da parte di cittadini e centralini delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. Interventi per alberi caduti sulle strade e sui veicoli in sosta, un'impalcatura addirittura divelta, come vediamo dalle immagini di Luca Pompei. Tettoie e tetti scoperchiati, scooter rovesciati a terra, palme e ombrelloni danneggiati sulla spiaggia. Dopo una mattinata caratterizzata da condizioni meteo estive, nel giro di poco le temperature sono precipitate anche di oltre 10 gradi. Ovunque, in Abruzzo, in particolare sulla costa, da Pescara a Montesilvano, da Martinsicuro a Silvi, da Ortona a Vasso, ci sono stati danni e disagi. Tante le chiamate arrivate ai vigili del fuoco. A Pescara il sindaco Carlo Masci ha attivato il centro operativo comunale, il COC, con squadre della protezione civile che hanno presidiato la città. Oltre a Pescara, il COC è stato attivato anche in altri comuni. Nel Teramano, a Martinsicuro, a causa della caduta di alberi in carreggiata, è stata provvisoriamente chiusa la strada statale 259 Vibrata. Pescara è stata la città più colpita dal vento, ma anche il Chietino e il Teramano, soprattutto le zone costiere. Mare in burrasca, raffiche che hanno superato, come detto, i 100 km orari. Una giornata campale, quella di ieri, con tutte le forze in campo per presidiare il territorio e salvaguardare l'incolumità dei cittadini. E comunque le previsioni avevano preannunciato vento forte che si è rivelato fortissimo. Il nostro tecnico meteorologo Giovanni De Palma annuncia che la situazione è in miglioramento, ma che le temperature continueranno a restare al di sotto delle medie stagionali. Insomma, conclude con la giornata di ieri, fa il suo ingresso il clima autunnale.